Sembra strano, si balla, ma siamo sull'Oriente Express. Signori e signore, l'Oriente Express parte da Parigi al binario 1. È la prima battuta di questa commedia che è nel Pistoia Festival. Oriente Express è una composizione, una rappresentazione che mette insieme danza, tanti ballerini, ma soprattutto per la prima volta anche attori. Quindi si danza, si balla tantissimo sull'Oriente Express da Parigi a Istanbul, ma si recita anche. È un tuffo un po' nel passato, quando erano i favolosi anni 30 e quindi l'aristocrazia prendeva questo treno. Ma è uno spettacolo però. È uno spettacolo in cui la danza è la protagonista, ma non solo, anche la parte recitativa, che si intercavalla insieme in un susseguirsi di scene molto accattivanti e che ti portano lungo questo viaggio. Io nasco come coreografa, ma soprattutto di danza orientale. Qui non si parla solo di danza orientale. Oh, danza orientale. Scommetto che arriveremo a Istanbul con una danza del ventre. Bravissimo. Infatti nella magia di Istanbul troveremo le danzatrici del ventre. Noi non abbiamo inventato niente di nuovo, ma semplicemente combinando insieme la recitazione con il ballo speriamo di creare insomma nuovi modi di fare spettacolo, perché tutto recitato, tutto ballato potrebbe venire a noi, al pubblico comune non è che è abituato a vedere. Invece queste due cose combinate insieme secondo me spezzano un po', attira più pubblico e sicuramente piacerà anche ai bambini. Insomma, sono circa una decina d'anni che faccio l'attore e ho spaziato sia dal vernacolo toscano a cose un po' più importanti con altre compagnie di Prato che tanto mi conoscono, non importa dire chi. Ma questa formula secondo me è interessante, ha avuto una bella idea e spero insomma che venga un bel risultato finale.